Buongiorno ragazzi e buona domenica. Come state? Spero tutto bene. Oggi si gioca, oggi match day di una partita mai banale, di una partita importante per la Juve, per la classifica, di una partita che a Firenze considerano fondamentale, la vedono un po' come la partita dell'anno. Noi dobbiamo rimanere concentrati su quella che è la nostra classifica, su quella che è la classifica anche degli altri, chi sopra e chi sotto. Perché vogliamo avvicinarci a quella sfida all'Inter nelle migliori condizioni possibili. E per farlo bisogna per forza di cose fare il risultato oggi a Firenze. E non sarà facile, perché l'ultima vittoria della Juventus a Firenze in Serie A, non in generale perché poi in mezzo c'è una Coppa Italia, ma in Serie A risale al 1º dicembre 2018. 0-3 con gol di Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando della stagione 2018-2019, quindi l'ultima di Massimiliano Allegri, né Sarri né Pirlo poi hanno vinto a Firenze nelle stagioni successive. Allegri nelle altre due non è tornato alla vittoria al Franchi, quindi è da un bel po' che non si vince in Serie A a Firenze e sarebbe anche opportuno farlo. In realtà Chiesa non è mai sceso in campo al Franchi con la maglia della Juventus. Vlahovic invece sì, ci aveva già giocato in Coppa Italia, perché prima vi parlavo di un successo in Coppa Italia, lo ricorderete, 0-1 gol, anzi autogol divenuti negli ultimi minuti di gara. E lì Vlahovic era sceso in campo, anche se non dal primo minuto. Ricorderete che in quella stagione, quindi la prima di Allegri quando è tornato alla Juventus, nelle formazioni contro la Fiorentina non figurava mai Cuadrado dal primo minuto. Era sempre tenuto in panchina, fuori dai titolari, per poi entrare all'interno del secondo tempo e tra l'altro risultare decisivo, perché quell'autogol di Venuti nasce proprio da una giocata di Cuadrado e anche in Serie A allo Stadium la Juventus vinceva 1-0 a gol di Cuadrado nei minuti finali. Lo scorso anno a Firenze abbiamo giocato prima di andare a giocare la Champions a Parigi con il PSG. Mi sembra una partita, vado a memoria, in cui abbiamo fatto bene i 15 minuti, dove abbiamo trovato pure il gol con Arek Milik. Poi abbiamo rischiato tantissimo, soprattutto tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, dove forse Perin, addirittura in porta, para un rigore con la Juventus che poi scivola e va sull'1-1, anzi forse prima addirittura, e poi un secondo tempo di sofferenza incredibile, insomma una partita che per la Juve è durata soltanto 15 minuti per poi essere una partita troppo brutta per essere vero. Dall'altra parte, quindi lato Fiorentina, bisogna prestare attenzione soprattutto a due giocatori, su tutti, e sono Nico Gonzalez, che quest'anno sta facendo bene, se non benissimo, e tra l'altro credo che sia uno dei migliori colpitori di testa d'Europa, sta segnando tantissimo anche di testa, e Bonaventura, che in forma smagliante sta trovando praticamente una seconda giovinezza. A tal proposito, tra i calciatori a disposizione, quelli convocati, quelli che dovrebbero giocare, voglio farmi una domanda: mischiando le rose, potendo andare a prendere, a selezionare e scegliere il modulo, tutti i giocatori a disposizione per la partita di oggi, quanti ne andreste a prendere tra quelli della Fiorentina? Sono veramente curioso per la vostra e vi lascio questa piccola clip che ho postato ieri sui social in cui vi do la mia risposta. Probabili formazioni Fiorentina contro Juventus. Cerchiamo di scegliere gli 11 migliori calciatori disponibili e inserirli all'interno di un Dream Team. Come modulo ho deciso di utilizzare il 4-2-3-1. Sì, perché si va a valorizzare un po' quelli che sono i giocatori disponibili per questa specifica partita. In porta, Terracciano, Szczęsny, prendo Teccone. A destra è un po' complicata, perché non ci sono terzini di riferimento. E quindi vado a inserire Andrea Cambiaso, che tanto a destra o sinistra, dove lo metti, lui ci sta. Sull'altra fascia metto il capitano della Fiorentina, ecco Biraghi. Centrali difensivi, vado tutto di bianconero, Bremer e Gatti sono i nostri fortini. Come mediana, ancora una volta, voglio sfruttare i giocatori della Juventus, Locatelli e Rabiot sono la diga davanti alla difesa. Sulla tre quarti invece ci tingiamo di viola, Giacomino, Jack Bonaventura, fare il fantasista d'altri tempi. Sulla destra un giocatore argentino che segna tanto di testa, anche se in realtà ha altre capacità, soprattutto nei piedi, e stiamo parlando di Nico Gonzalez. A sinistra l'ex della giornata, Federico Chiesa, che da lì può fare malissimo, e sulla tre quarti invece Dusan Vlahovic, un altro ex. Non me ne voglia Allegri, ma io ho un debole per Vincenzo Italiano, mi piacerebbe un giorno vederlo sulla panchina della Juventus e quindi inserisco lui. La formazione è la seguente, fatemi sapere se siete d'accordo con le mie scelte oppure scrivete le vostre nei commenti. E appunto, a me Italiano piace tantissimo, lo sapete, anzi, tra gli emergenti in Serie A è quello che preferisco. Anche se quest'anno Thiago Motta ci sta davvero mettendo del suo e il Bologna sta volando.
La Viola però, anche se italiano lo considero un ottimo allenatore, viene da due sconfitte di fila, Empoli e Lazio. E quindi da un lato può essere il momento migliore per andare a affrontare una Fiorentina magari fuori fase, dall'altra, se vogliono cercare di tirar fuori un po' di orgoglio, a maggior ragione in casa con la Juventus, è il momento peggiore. Quindi dipende un po' dai punti di vista. In realtà, lato campo, i dati di rendimento di Juventus e Fiorentina sono simili, non nel senso che fanno le stesse cose, ma ci sono dei punti a favore della Juve per qualche cosa e dei punti contro, ovviamente, quindi a favore della Fiorentina. Ma sono comunque due squadre da alta classifica in questo momento in Serie A. Quindi cerchiamo di vedere in cosa siamo meglio e in cosa siamo peggio. La Fiorentina segna di più, ma subisce anche più gol. La Juventus tira di più in totale e leggermente, ma praticamente uguale alla Fiorentina, nello specchio della porta. Serviamo praticamente gli stessi assist, loro giocano molto di più il pallone, ma noi abbiamo una percentuale di passaggi maggiore, anche se ovviamente su un numero minore di passaggi, quindi il dato già va a modificarsi. Loro giocano tantissimo sulla tre quarti, sono una squadra che comunque bene o male i suoi falli li fa, leggermente più aggressiva rispetto alla Juve, dribbliamo praticamente nella stessa maniera, loro giocano un po' più alti di baricentro rispetto a noi, noi facciamo più passaggi chiave, anche più fuori gioco, loro battono più corner, ma il dato è molto simile al nostro. Quello che mi ha lasciato sorpreso è il dato inerente ai cross riusciti, perché la Juve è una squadra che gioca molto di cross e la Fiorentina si avvicina terribilmente a questa statistica. E poi per quanto riguarda i possessi, sono una squadra che sta più tempo nella propria metà campo e anche più tempo in quella avversaria. Attenzione, parlavamo prima della classifica e bisogna prestarci un occhio di riguardo, perché infatti sono a quota 17 punti, noi siamo a 23. È necessario trovare un risultato positivo oggi, non solo, come dicevamo prima, in vista della partita magari contro l'Inter, e sarebbe bello, ne parlavo stamattina con Davo, ma arrivarci nelle migliori condizioni possibili, e cioè a meno 2, però anche visti i risultati delle partite di ieri, quindi le vittorie di Inter e Napoli, e invece la sconfitta del Milan, incredibile, perché veramente il Milan in questo momento è in una fase calante e terrificante, bisogna approfittarne per rosicare qualche punticino al Milan che perde in casa contro Udinese. E quindi, ecco, guardando anche un attimo la classifica, non solo per il confronto diretto con la Fiorentina, ma anche nei confronti delle altre che stanno orbitando su e giù rispetto alla Juventus, oggi è una partita molto importante, non c'è bisogno di sottolinearlo. Insieme all'Atalanta, Cagliari e Della Sverona sono una delle squadre con più recuperi palla. Prima parlavamo di aggressività e quindi bisogna stare attenti a questa cosa. Corrono leggermente meno di noi in media, quindi noi dobbiamo sfruttare questa atleticità importante che abbiamo rispetto agli altri. Loro giocano tantissimi palloni sulla tre quarti, ne parlavamo anche prima, però occorre sottolineare che sono la quarta miglior squadra in Serie A per questo principio dopo Inter, Napoli e Atalanta, quindi stiamo parlando tutte di squadre offensive. La Fiorentina è una squadra che vorrà sicuramente farci male, a maggior ragione giocando in casa in questo momento qua. Dribblano tanto come noi, abbiamo visto prima il confronto su questi due dati, quindi sarà una partita fondamentale da giocare anche nell'uno contro uno, che secondo me è sempre importantissima, a maggior ragione nelle partite bloccate, e per questo ritengo che Chiesa possa essere un giocatore chiave per sbloccarla e magari risolvere questa partita. Federico Chiesa che dovrebbe partire titolare dal primo minuto nella sua prima sfida da ex alla Fiorentina a Firenze. A tal proposito andiamo a vedere la probabile formazione. Szczęsny in porta, difesa 3 confermata con Rugani, Bremer e Gatti a formare il terzetto, Kostić a sinistra e McKennie a destra, anche loro confermatissimi, Rabiot, Locatelli e Miretti al posto degli squalificati Pogba e Fagioli, e Chiesa, Moise Kean in attacco, quindi Vlahovic che dovrebbe partire dalla panchina. Io credo che Chiesa e Kean in questo momento sia l'attacco giusto per la Juventus, e tenersi ovviamente un cambio come Milik, un cambio come Vlahovic, nel caso pure Yıldız, dal punto di vista offensivo direi che ci siamo, e ci siamo alla grandissima. La cosa che mi lascia un po' perplesso in realtà è capire cosa si vuol fare con gli esterni, perché poi in questo caso teniamo giù praticamente Ealing, Cambiaso io me lo aspettavo titolare, non mi aspettavo di vedere Miretti, sinceramente mi aspettavo McKennie come mezzala di destra e Cambiaso esterno di destra, invece si punta ancora una volta su questa roba qua. Tra l'altro Cambiaso a destra poteva permetterti
di fare il giochino, perché Ken poteva partire da sinistra, Chiesa poteva partire da destra senza andare a pestarsi i piedi con Kostic, Cambiaso che andava dentro il campo, Miretti che si alzava o McKennie a seconda di chi poi partiva titolare che si alzava e si inseriva, si buttava dentro. Quindi mi piaceva molto di più la soluzione con Cambiaso a destra. Vedremo se Allegri andrà a confermare questi 11 o se ci saranno dei cambi. Ragazzi, è tosta, se non tostissima, però bisogna ricominciare a ragionare da Juve, e cioè che anche se è una partita complicata, difficile, di rivali e quello che è, bisogna andare là e provare a vincerla. Anche se è una squadra tosta, la Fiorentina italiana è una squadra tosta, però bisogna ricominciare a pensare da Juventus, e cioè che queste partite si possano vincere. Ciao, ci vediamo stasera con la live reaction e tutti i contenuti successivi qua sul canale YouTube. Dai!